ci troviamo di fronte a uno scenario che è forse inedito, almeno per le generazioni che oggi sono presenti a livello nel nostro mondo in quest'epoca. Chiediamo una riflessione su questo a Paolo Moderato, che insegna psicologia generale all'Università Yulm di Milano, dove dirige il direttore scientifico di un master in economia comportamentale. Moderato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come si costruisce e si disegna un progetto economico non solo macro ma anche micro a livello di famiglia, di vita individuale in un simile scenario di imprevedibilità assoluta del futuro? Intanto dovremmo dire che l'economia comportamentale ha solo parzialmente a che fare con gli aspetti economici nel senso finanziario del termine, e se parliamo di economia comportamentale parliamo di una scienza che applica alcuni principi delle scienze cognitive, della psicologia, a tutto quelle che sono le scelte che ogni giorno noi ci troviamo a fare. E ci troviamo a fare come singole persone, oltre che come organismi diciamo economici, politici, eccetera. E come singole persone quello che è stato messo in evidenza dall'economia comportamentale è che noi siamo solo parzialmente razionali, esseri quello che si chiama bounded rationality, cioè abbiamo una capacità di affrontare i problemi che ci vengono posti davanti, non sempre nel modo migliore dal punto di vista proprio delle scelte. E questo perché siamo un organismo che è stato costruito nel tempo, negli anni, per rispondere a alcune minacce, ma le minacce sono cambiate oggi. Cioè quelle nostre capacità che avevamo per far fronte alle minacce biologiche quando eravamo nella savana piuttosto che nelle caverne, oggi come oggi talvolta diventano addirittura dei problemi, perché ci fanno fare delle scelte che non sono basate su una valutazione razionale del problema. Allora, è chiaro che questo tipo di situazione non è così liquidabile con quattro idee messe giù giusto per indirizzare le persone. Dovremmo avere un organismo, una referenza, un centro di che aiuti nel valutare con una metodologia corretta dal punto di vista scientifico tutte le possibili scelte, tenendo conto del fatto che noi siamo cervelli emotivi, quindi abbiamo tutta una serie di bias, di deformazioni che ci portano a fare scelte sbagliate quando i contesti ci presentano le opzioni in un certo modo. Ma l'incertezza moderato come quella in cui siamo immersi, dicevamo tutti, anche singolarmente, aumenta il tasso di irrazionalità e quindi rende più difficile fare delle scelte appropriate, oppure no? Pure nell'emergenza tiriamo fuori più risorse anche psicologiche e quindi forse riusciamo anche in realtà a cavarcela? Come in generale la psicologia, l'economia comportamentale nasce proprio negli studi con gli studi in condizioni di incertezza. Cioè Daniel Kahneman, che è premio Nobel per l'economia del 2002, cominciò a costruire una serie di studi assieme a un collega, Tversky, che purtroppo non c'è più, valutando come noi operiamo scelte nelle condizioni di incertezza, perché è chiaro che quando la situazione è molto chiara, di qua ci sono i vantaggi, di qua ci sono gli svantaggi, insomma siamo tutti relativamente bravi a scegliere ciò che meglio conviene. Il problema è che noi abbiamo una serie di meccanismi che si chiamano bias, che si chiamano euristiche, che ci portano a fare delle scelte non sempre corrette. Kahneman parla di due sistemi, no? Metaforicamente, che governano il nostro agire: un sistema 1, un sistema 2, un sistema di risposta pensiero veloce, lo chiama nel suo libro, in cui noi reagiamo rapidamente ad alcune situazioni, e funziona in molte situazioni perché ci consente di operare delle scelte soprattutto utili alla sopravvivenza. Poi c'è il pensiero lento invece, che è quello che servirebbe incentivare in alcune situazioni particolarmente incerte per poter fare delle scelte che non siano condizionate da quelle deformazioni, da quei bias
che invece sono utili in altri contesti. Per questo parlavo di attenzione particolare al contesto, perché a seconda del contesto in cui noi ci troviamo possiamo mettere in atto strategie molto efficaci e molto valide che in un altro contesto invece non lo sono. Cioè il nostro pensiero, per esempio, pensiero veloce, non è uno buono e uno cattivo, sono entrambi buoni o entrambi cattivi a seconda del contesto in cui si trovano, e quindi mettere in azione un meccanismo di scelta in un modo piuttosto che un altro dipende molto da come viene presentato il contesto. Questo ci porta tutto al discorso, per esempio, della fake news, no? Come vengono presentate le notizie, come vengono presentate le opzioni di scelta, l'effetto framing, a seconda di come si presenta una situazione tra cui scegliere, manipola molto la possibilità di scegliere, influenza molto la nostra scelta per un'opzione o per un'altra.